Dal Vangelo secondo Luca. Uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse, demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Malgrado qualche bisticcio che accade anche nelle migliori famiglie fra i fratelli, ci si vuole bene. Fino a quando? Fino al giorno in cui non ci sono di mezzo dei soldi da dividere. Nel caso dell'eredità, per esempio, di fronte al denaro e ai beni, anche gli uomini migliori e anche i cristiani finiscono spesso per perdere la testa. Lo sappiamo per esperienza. Si diventa sordi, ciechi, non si vedono più i bisogni dei fratelli, non si ascoltano più i loro discorsi o le richieste di aiuto. Di fronte ai beni è molto facile perdere la testa, non vedere altro che il proprio interesse. E allora si è disposti a passare sopra anche ai sentimenti più sacri. A volte, quando si tratta di dividere un'eredità, l'aiuto di qualche amico saggio è molto prezioso e aiuta a mettersi d'accordo. Altre volte, invece, nascono degli odi all'interno della stessa famiglia, odi che si protraggono anche per anni. I fratelli arrivano a non parlarsi più. Perché questo accade? Ha qualcosa da dirci Gesù su questo argomento? È il brano evangelico di oggi che ci vuole illuminare su questo tema. Uno della folla dice a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Cosa deve essere successo? Al fratello maggiore spettavano 2/3 dell'eredità. Il fratello minore si aspetta la sua parte. Certo, al fratello maggiore erano poi affidate delle responsabilità, perché con l'eredità aveva anche l'obbligo di mantenere la madre se era ancora viva, le sorelle se erano ancora nubili. E però una parte doveva essere data al fratello minore. Deve essere il fratello minore che si lamenta con Gesù: di a mio fratello che si comporti come deve. Notiamo il fatto curioso. L'eredità deve essere divisa. È proprio l'eredità invece quella che divide le famiglie. Che fare? I rabbini erano molto contenti quando le persone si presentavano da loro con problemi di questo genere. Perché? Perché loro conoscevano la legge, erano i giudici, gli avvocati di quel tempo, e quindi potevano dare la soluzione corretta e poi essere pagati come si doveva. Si presenta da Gesù questo. Persona
E cosa dovrebbe fare Gesù? Beh, noi staremmo d'accordo che lui desse un buon consiglio, non si può negare un aiuto per costruire la pace fra fratelli. Gesù sceglie un'altra strada, come adesso noi vediamo. Avrebbe potuto appellarsi alle norme vigenti. Al tempo di Gesù erano molto, molto chiare, stabilite dal libro dei Numeri, dal libro del Deuteronomio, che diceva come andava divisa l'eredità. Quindi non ci sarebbe che da richiamarsi a queste norme e poi applicarle al caso concreto, filtrandole magari se necessario, con un minimo di buonsenso che a Gesù non mancava. E questa sarebbe probabilmente la soluzione che noi avremmo adottato. Non avrebbe ottenuto però il risultato che Gesù vuole raggiungere, perché chi commette ingiustizia è convintissimo di avere ragione, e questo dipende dal fatto che i beni di questo mondo stordiscono le persone al punto da far loro perdere completamente la testa. Questo lo dobbiamo tenere presente ed è questo il punto sul quale Gesù interviene. Dividere secondo la nostra giustizia è giusto? O è regolata invece dai nostri egoismi questa divisione? Cosa ne pensa Dio della divisione dei beni di questo mondo fra le persone? Gesù interviene sulla causa di tutti questi litigi, decide di guarire il cuore malato dell'uomo diagnosticando qual è la malattia che provoca queste divisioni. Ecco la sua risposta: uomo, chi mi ha costituito giudice o divisore sopra di voi? Se l'unica volta che compare nella Bibbia questa parola, dividere. Il divisore è il maligno, è il diabolos, diaballo, colui che si mette di traverso e separa. Gesù non vuole divisioni, vuole che si arrivi a capire che senso hanno i beni di questo mondo. È molto diverso Gesù dai filosofi cinici, quali disprezzavano i beni di questo mondo, Diogene, Cratete, il quale aveva buttato tutti i suoi beni dentro il mare, lontano mille miglia Gesù da questa concezione. I beni di questo mondo sono creature di Dio, sono molto importanti, è quella casa che il padre ha preparato per i suoi figli e non può averla preparata male, non può aver collocato qui i suoi figli per far loro patire la fame, ma come rapportarsi con questa realtà del creato? Chi è il padrone anzitutto? Come gestire questi beni? Ci possiamo accaparrare i beni di questo mondo oppure siamo soltanto degli amministratori di beni non nostri? Noi ce li dividiamo pensando che ci spettano di diritto e li dividiamo secondo i nostri criteri, la nostra giustizia. È la giustizia di Dio questa? Gesù dice subito nella risposta che dà a quest'uomo che ha ricorso a lui: anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Questa è la verità fondamentale da tenere presente, che ci viene richiamata oggi, perché noi oggi rischiamo sempre di perdere la testa per i beni di questo mondo, che sono importanti, ma bisogna stare attenti a gestirli bene. Dice Gesù: la riuscita di una vita non si misura dalla quantità di beni che sono stati accumulati. Qui c'è un errore di base. Se non si riflette sul senso della vita, si instaura un rapporto sbagliato con le realtà del mondo. Si diventa dei padroni, non degli amministratori, di beni che non ci appartengono e poi li si gestisce male.
e da questo errore nascono tutte le altre scelte sbagliate, i rapporti sbagliati poi nei confronti con i fratelli. Dice la prima lettera a Timoteo al capitolo 6, noi non abbiamo portato nulla in questo mondo e nulla possiamo portare via. Quando abbiamo ciò di cui abbiamo bisogno, ciò di cui mangiare, di che coprirci, accontentiamoci di questo. Al contrario, coloro che vogliono arricchire, accumulare, cadono nella tentazione, nel laccio e in molte bramosie insensate e funeste che fanno affogare gli uomini in rovina e perdizione. E poi c'è una frase molto forte, l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali, il rapporto sbagliato con i beni di questo mondo che diventano l'obiettivo della vita di un uomo. Questi sono solo mezzi per vivere, non l'obiettivo, la pazzia di accumulare questi beni come se fossero il valore massimo della realizzazione di una vita. Ecco additata la causa di tutti i mali, la bramosia del denaro, la volontà di arraffare più beni possibili. Qui si nota veramente non il disprezzo di Gesù per i beni materiali, ma il suo distacco dai beni di questo mondo, la superiorità dei suoi progetti e delle sue proposte. È un'altra l'eredità che interessa a Gesù. Egli ha in mente il regno di Dio che è eredità di coloro che si fanno poveri. Ha in mente, come dirà Paolo, Pietro ai neobattezzati, l'eredità che non si corrompe, che non si macchia, che non marcisce. E poi c'è una parabola. Una parabola che aiuta a capire cosa pensa Gesù di questi beni e come vanno impiegati i beni di questo mondo. La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Ho pensato di mettere alle mie spalle una grande pianura molto bella, molto fertile, che Gesù conosceva benissimo perché è vicino a Nazareth, che è la pianura di Netofa. Fertile, irrigata da molte sorgenti perché si trova ai piedi dei monti dell'Alta Galilea che vedete sullo sfondo, iniziano proprio i monti dell'Alta Galilea. La foto è presa da Seforis, una città che Gesù conosceva molto bene, dove Gesù con tutta probabilità ha studiato e anche lavorato. Immaginiamo quindi quest'uomo, questo agricoltore che ha una bella estensione di terra e la campagna ha fruttato bene. La parabola, dicevo, Gesù forse fa proprio riferimento a questa pianura. I frutti della terra sono una benedizione di Dio, dice il libro del Deuteronomio, un segno che Dio si interessa per l'uomo e che vuole che sia felice. Sono un dono suo. E qui siamo di fronte a un uomo che è baciato dalla fortuna, gli è andata bene. E quest'uomo c'è anche simpatico perché si impegna, previdente, ottiene ottimi risultati, è fortunato, quindi è anche stato benedetto da Dio. Difatti non si dice che ha arricchito commettendo ingiustizie, furti. C'è da supporre che sia una persona onesta, che vada magari a chi chiesa. Però il suo interesse è questa campagna che ha dato bene. Facciamo un salto nel tempo adesso con le immagini che vengono collocate alle mie spalle. Andiamo in un villaggio dell'Alta Galilea di quasi 2 secoli fa. Il contesto sociale ed economico, le abitazioni sono molto simili a quelle del tempo di Gesù. Vedrete scorrere adesso alle mie spalle queste foto di quasi 2 secoli fa. Vedete anzitutto questo agricoltore che sta lavorando con l'aratro, sta arando. Ha prodotto bene la campagna. Ragionava tra sé, che farò, poiché non ho dove porre i miei raccolti.
La parte centrale di questa parabola è proprio costituita dal lungo ragionamento che il ricco agricoltore fa con se stesso, il suo problema. I beni sono tanti, che faccio? I magazzini sono piccoli, cosa posso fare adesso? Perché non ci stanno questi beni. Le possibilità, la scelta, l'alternativa è questa. Amplio i magazzini in modo da farcene stare di più, oppure butto giù le porte in modo che l'eccesso vada fuori e serva a coloro che ne hanno bisogno. Questa è l'alternativa. E lui fa la scelta, ci pensa e poi dice: demolirò i miei magazzini e ne costruisco di più grandi. Questo è lo sbaglio. E lì raccoglierò tutto il grano e i miei beni. È a questo punto che lui fa la scelta sbagliata. Aumenta il contenitore per accumulare di più. Questa è la follia. Accumula i beni di questo mondo perché la sua testa pensa che la realizzazione di una vita sia puntare su questo accumulo. Attenti bene perché è l'errore che noi commettiamo oggi. Non capire qual è il senso della nostra esistenza e pensare che sia realizzata quando noi accumuliamo tanti beni. Persone di successo, chi ha molti beni. Quest'uomo dimentica una verità elementare. I beni di questo mondo non appartengono all'uomo. Questo è l'errore che rovina la nostra vita. Non renderci conto che noi qui siamo in cammino, siamo dei pellegrini, siamo in transito, di passaggio. È una prima parte della nostra vita estremamente importante perché la nostra gestazione per una seconda parte, la migliore. Ma ripiegare tutti i nostri interessi sull'accumulo dei beni di questo mondo vuol dire aver perso il senso della nostra esistenza e considerare questi beni come nostri, come se fossimo noi i padroni. Ma noi siamo arrivati in questo mondo senza portare nulla e ce ne usciremo senza portarci nulla dei beni di questo mondo, perché non sono nostri. Questi sono di Dio. Salmo 24, del Signore la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. Tutti gli aggettivi possessivi sono una menzogna, perché tutto è di Dio e vanno gestiti questi beni da noi come amministratori di beni non nostri. Questa è la verità fondamentale. Quando si dimentica questo si commette la follia di questo agricoltore, il quale ha pensato che la sua vita fosse riuscita quando ampliava i suoi magazzini. E allora, quando questo accade, Dio non è più nostro padre, noi non siamo più fratelli, gli altri uomini sono dei contendenti, delle persone con le quali dobbiamo dividere una torta e ognuno cerca di accaparrarsene di più. E questo rapporto con i beni di questo mondo è quello che rovina il rapporto fra gli uomini, quello che crea tutti i dissidi, tutte le guerre. Chi li accumula per sé, chi se ne accaparra più del dovuto, stravolge il progetto del Creatore. I beni non vengono più considerati come doni di Dio, ma come proprietà dell'uomo. Da oggetti preziosi si trasformano in idoli da adorare. Difatti noi vediamo il ragionamento di questo agricoltore: dirò a me stesso, anima mia, hai in serbo molti beni per molti anni, riposa, mangia, bevi, godi. Noterei però che i termini che impiega questo agricoltore non sono quelli dello sballo, della trasgressione. Questi li troviamo, per esempio, nel libro della Sapienza, quando gli stolti, ragionando, dicono: la nostra vita è breve, triste, quando l'uomo muore finisce tutto, noi siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo mai nati, è un fumo, il soffio delle nostre narici.
una volta che si è spenta la nostra vita, è finito tutto, diventiamo cenere. Allora la soluzione, inebriamoci di vino squisito, di profumi, non lasciamoci sfuggire il fiore della giovinezza, coroniamoci di boccioli di rose prima che avvizziscano, diamoci all'intemperanza, lasciamo dovunque i segni della nostra gioia. Beh, questa è la follia degli stolti, no. L'agricoltore è un uomo che accumula dei beni e poi vuole vivere tranquillo, non, niente sballo, niente trasgressioni, ma ha commesso un errore molto grave. È solo quest'uomo. Notiamo i personaggi di questa parabola, vediamo cosa è successo a quest'uomo che non è cattivo, ma ha perso la testa per i beni di questo mondo. Una persona onesta anche, ma è successo qualcosa di drammatico nella sua vita. Consideriamo i personaggi. C'è l'agricoltore, l'uomo ricco, primo personaggio. Secondo, i beni. Non troviamo nessun altro a fianco di quest'uomo. I beni nella testa, nel cuore di quest'uomo hanno creato il vuoto. Non c'è un'altra persona. E ci chiediamo, ma non ha famiglia? Non ha una moglie? Non ha dei figli? Non ha dei vicini di casa? Degli operai? Dei braccianti che hanno lavorato nei suoi campi? Li ha di sicuro? Dove sono nella parabola? Sono scomparsi. Lui vive in mezzo alla gente, ma non la vede più. Per le persone non ha più tempo, non ha energie da impiegare, non ha pensieri, non ha parole, non ha sentimenti. È solo con i suoi beni. Notate se non è esattamente, non riflette questa parabola la realtà di tutti coloro che, anche vivendo secondo la legalità, ma hanno perso la testa per i beni, si trovano esattamente nella situazione di quest'uomo. Essere interessati solo a coloro che parlano di beni, che gli suggeriscono come accrescerli. Pensa ai raccolti, ai magazzini, al grano. Nella sua mente non c'è posto per altro e certamente nemmeno per Dio. I beni sono l'idolo che gli ha creato il vuoto attorno, che lo ha disumanizzato. Se noi consideriamo il monologo di quest'uomo, contando le parole, sono 59. Bene, di queste 59 parole, 14 sono io, mio, tutto è suo. Esistono solo lui e i suoi beni. Entra adesso però il terzo personaggio della parabola. Abbiamo visto l'autore, i beni. Arriva il terzo personaggio, Dio. Cosa ne pensa Dio della scelta fatta da quest'uomo? Non dice cattivo, malvagio, no. Aphron in greco. Uno che non riflette, pazzo. Questa stessa notte ti verrà richiesta la tua vita e quello che hai preparato, di chi sarà? Come mai viene chiamato pazzo quest'uomo? Beh, Dio, sia chiaro, non è che viene a vendicarsi, no. Quest'uomo non è stato ucciso da Dio, è morto per la sue preoccupazioni, le sue ansie, le sue angosce, deve essere morto per quello. Perché è chiamato pazzo? Lo stress, il lavoro lo ha distrutto, ma ha commesso un errore molto grave, da cui poi sono venuti tutti gli altri guai. Non ha tenuto presente il momento dell'esproprio, non ha preso in considerazione la morte. L'abbondanza, l'accumulo dei beni gli ha fatto perdere la testa, lo ha accecato. Non si ricorda che viene il momento dell'esproprio, che viene il momento in cui quando si arriva alla dogana della vita, tutti i beni che ci sono rimasti in mano vengono tolti. Agli occhi del mondo chi ha accumulato questi beni può apparire anche saggio. Per Gesù è pazzo.
vuole garantirsi il futuro, ma ha sbagliato tutto. Ha puntato su ciò che deve lasciare di qui. Cosa porti di là della tua vita? Ti ingannano i beni perché spellono dalla tua mente il pensiero della morte. In passato la morte era agitata come uno spauracchio, un errore molto grave. La morte non fa paura al cristiano, fa paura la malattia, il dolore. La morte no, perché quella va messa in conto come il momento molto importante della nostra vita, il momento della nascita. Oggi siamo in presenza di un fenomeno opposto, ma ugualmente deleterio. Si cerca di far dimenticare che nel momento stesso in cui cominciamo a vivere iniziamo anche a incamminarci verso il nostro destino, che è la conclusione della nostra vita. Noi siamo diventati uomini proprio quando siamo passati dai primati, i nostri antenati, siamo entrati in una concezione di coloro che sanno che la nostra vita ha un inizio ma una conclusione, quindi capaci di pensare come giocarci questa nostra esistenza, questi anni che il buon Dio ci dona, l'insensatezza, l'ottundimento provocati dal denaro sono proprio rilevabili nel fatto che di fronte alla presenza della morte, quando c'è da dividere l'eredità, si rimuove il pensiero della morte, non ci si pensa e si comincia proprio a lottare per accumulare dei beni. Questa scelta porta alla pazzia e il sintomo più evidente è proprio la rimozione del pensiero della morte. Noi vediamo delle persone che sono già avanti degli anni, forse già ammalate, stanno ancora pensando come accumulare dei beni. Gesù definisce queste persone non cattive, pazze. Chi idolatra il denaro diviene un paranoico che non vive in un mondo reale, ma in quello che lui si è costruito, in quello che immagina che sia eterno, quando eterno non è. Così dice Gesù, è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Alla fine di questa parabola viene indicato qual è l'errore commesso dall'agricoltore che ha avuto tanta fortuna. Ha accumulato per sé, non si è arricchito agli occhi di Dio. Cosa avrebbe dovuto fare? Beh, il problema per noi è, sapendo che arrivando alla dogana della vita viene requisito tutto, non possiamo portare nulla. Cosa possiamo portare di là? C'è una cosa sola che noi possiamo portare con noi, l'amore che abbiamo donato. L'avere impiegato tutti i beni che sono passati attraverso le nostre mani, cominciando dalla nostra stessa vita, che è un dono di Dio fatto ai fratelli, tutto ciò che noi avremo donato è diventato amore, è espressione della vita divina, del divino che è stato posto in noi dal Padre che sta nei cieli. Questo viene con noi. Se invece abbiamo posto la nostra fiducia nell'accumulo dei beni di questo mondo, ci dice Gesù, sei pazzo perché con te non porti nulla. Con te puoi portare soltanto l'amore che hai costruito. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.